Salve ragazzi e bentornati sul canale. Ti ricordo di iscriverti al canale stesso e attivare la campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi video. Inoltre, se hai delle opinioni o dei commenti utili a far crescere il video stesso, ti ricordo che li puoi scrivere nei commenti. Ebbene, montato tutto il nostro panino temporaneamente, possiamo procedere a raccordare il diffusore con il collettore di aspirazione tramite l'utilizzo di un manipolo o proxon. Mi serve una base di appoggio. Ora va molto meglio. Montato il collettore, possiamo vedere il raccordo come è avvenuto. È ancora grezzo, però la forma c'è. Ora non manca che un po' di sana carta vetro. E dopo le operazioni di rifinizione con la carta vetro e il dito, siamo riusciti a montare di nuovo il tutto per bene, comprensivo di collettore aspirazione, e questo è il risultato. Cerco di farvelo vedere bene, per quello che posso. Bene. Conteniamo guarnizioni e lamelle. A few minutes later. E vi presento il nuovo kit di alimentazione che andrà a sostituire la vecchia versione per questo Top 86, che è stato perfettamente revisionato nelle sue componenti e modificato dove necessario. E siamo pronti al rimontaggio, però prima di procedere al montaggio di tutta l'aspirazione sul carter, dovremo andare a eseguire una modifica sul mantello del pistone. Venite con me, vi faccio vedere. Quando il pistone non è in prossimità del punto morto inferiore, il passaggio è molto abbondante e a favore dei travasi. Però andiamo a osservare insieme quando scende il pistone, che va totalmente a ostruire tutto il lavoro che noi abbiamo eseguito. Quindi andremo con un pennarello a segnare una misura data da entrambe le parti del pistone e lo andremo leggermente a smussare per migliorare proprio l'alimentazione dei travasi stessi. Flashback. Con un semplice pennarello andiamo a segnare un punto e un punto, e ora lo possiamo smontare ed eseguire le lavorazioni al mantello . Messo un po' di nastro carta sia per proteggere il segmento che per avere una linea più netta, andremo a eseguire la curva utilizzando come dima un pollice da entrambi i lati.
Allora, a questo punto dobbiamo andare ad asportare queste due parti tramite un manipolo dritto e una dima per tenere a posto il pistone, se no si muove e la frezzatura non ci viene omogenea. Quindi, per elaborare un pistone come regola tramanda, si utilizza un pistone bello, pure bello incrostato, per poterlo posizionare nel modo migliore e averlo fermo. Quindi iniziamo a lavorare. Prima, dopo. Dall'altra parte. Dopo le operazioni di sgrossatura, procederemo con una bella rifinita a mano con la lima. Ora, con una serie di lime a mano, andremo a rifinire tutti gli spigoli vivi che non vanno bene alle turbolenze, che ci sono due tipi di turbolenze, quelle che fanno bene al motore e quelle che invece disturbano il libero fluire dei gas e quindi rallentano le prestazioni del motore stesso. Lavoro certosino da andare a rifinire tutto a mano. Sentite, questo è un rumore di uno spigolo vivo. Sentite che ora è diverso? In questo modo eviteremo anche che gli spigoli vivi andranno a raschiare il velo di olio lubrificante dalla canna del cilindro e quindi il motore risulterà più affidabile, anche se strapazzato da piloti incoscienti e incompetenti. Per tutti quelli a cui non piace questo tipo di modifiche di taglio e rifinizione dei vari componenti del motore, mi dispiace, scrivetelo nei commenti, sfogate tutta la vostra rabbia per chi sta aggredendo questo pezzo meccanico in malo modo e in mala maniera. Mi raccomando, scrivete tutte le vostre opinioni, sia positive che negative, nei commenti. Sarò lieto di accoglierle. Rifinito e reso simmetrico da ambedue le estremità, lo laviamo per bene con un po' di benzina e soffiamo con aria compressa, lo montiamo e vediamo la differenza. Montato il pistone a punto morto inferiore, possiamo vedere che il passaggio è migliore rispetto al componente di serie. Con un'unità di misura standard come un ditometro, andremo a vedere e valutare la quantità di passaggio. La falange passa correttamente da ambe due le parti e quindi questa è un'ottima unità di misura. End of flashback. Modificato il pistone, ora possiamo procedere alla chiusura definitiva del reparto alimentazione. Quindi, con un po' di olio da miscela, andiamo a lubrificare per bene le superfici e iniziamo il montaggio del nuovo kit di aspirazione denominato da noi Evoluzione Step 2. Prendiamo la guarnizione in carta realizzata da noi. Se non sapete come si fa una guarnizione, vi lascio il link in descrizione. E nel frattempo continuiamo con l'assemblaggio. Montata la basetta nel suo posto,
Andiamo a inserire due bulloni che serviranno a fissare la basetta stessa. Procediamo allo stesso modo con il pacco lamellare, oleando sempre per bene le guarnizioni. Andiamo a montare anche il nostro pacco lamellare. Ditometro liscio, le lamelle si aprono, controllo andato bene, va bene. Montiamo ora il collettore di aspirazione. Vi raccomando di allineare per bene il condotto interno a discapito a volte dell'estetica, di come viene montato il pezzo ovviamente. Controlliamo con il nostro bel ditometro. Bellissimo. Finito di montare tutto il reparto aspirazione, vi faccio vedere la differenza fra il prima, composto da questo kit, e il dopo. Sembra che non sia cambiato nulla, ma i più attenti ai dettagli noteranno una differenza. Se l'avete notata, scrivetelo nei commenti e fatemelo sapere. Ciao ragazzi e al prossimo video!